tutti e benvenuti in una nuova Books Review del lunedì. Il libro di cui voglio parlare oggi è Pace Separata di John Knowles, uscito nel 2010 per la Rizzo Liguri in questa edizione che ho io. La storia è ambientata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Non è un'ambientazione di guerra come uno si aspetta dato il periodo, è ambientato in un college in America. Questo college costituisce appunto una sorta di pace separata, quindi di micromondo nel quale la guerra non subentra, o almeno non subentra sotto gli aspetti pratici, quindi come ambientazione vera e propria della storia. Subentra nella testa di questi ragazzi protagonisti, che appunto sono 17 anni, non cambia le loro vite, ecco, non è parte principale della trama. Ricorda un po' il giovane Holden, che avevo provato a leggere ma il cui stile mi aveva bloccato la lettura. E devo dire che all'inizio ero un po' scettica, perché appunto vedendo il tipo di storia ero un po' scettica e non volevo iniziare questo libro. Poi l'ho iniziato e lo stile mi ha completamente cambiato la prospettiva delle cose. È assolutamente poetico, bellissimo, coinvolgente, descrive alla perfezione le cose, ti fa entrare in una visione delle cose che si distacca completamente dal periodo appunto, e quindi il titolo Pace Separata è perfetto per descrivere il tipo di romanzo. I protagonisti di questa storia sono in particolare Jean, un ragazzo abbastanza insicuro, avvezzo ad essere il migliore in campo scolastico, mentre l'amico Phineas, alias Finny, è appunto il suo migliore amico ed è completamente diverso da scavezzacollo, tendente alla ribellione, e quest'ultimo fonda una sorta di club esclusivo e lo chiama il club dei super suicidi. Questa cosa pensavo che si ripercorresse per tutto il romanzo, invece è solamente un'introduzione a quello che poi diventa una analisi profonda della relazione tra Jean e Phineas, relazione che utilizziamo come termine in senso di amicizia, almeno dal mio punto di vista. In diverse recensioni hanno detto che il rapporto tra Jean e Finny è sicuramente un rapporto omosessuale. Secondo me no, si tratta semplicemente di pura e semplice amicizia vista con gli occhi di ragazzi degli anni 40, quindi comunque un'amicizia nata in un collegio maschile, profondissima al punto da sacrificarsi l'uno per l'altro o comunque da sfociare in litigi pesanti che portano ad altre cose, altre conseguenze. Il rapporto tra Finny e Jean inizialmente potrebbe anche sembrare un rapporto malsano, perché Finny rappresenta un po' la parte del bulletto della situazione e tu ti sottometti a me e mi segui, ma in realtà poi analizzando bene la questione si può anche pensare che si tratti di sottomissione volontaria da parte di Jean, che è estremamente insicuro e che ha bisogno profondo di una guida in questa adolescenza, prima età adulta, che gli dica cosa fare, perché altrimenti lui si sente senza un obiettivo. Motivo per cui dopo Finny subentra Brinker, subentra in un periodo in cui Finny non c'è, nel ruolo di capo della cricca di questo collegio. Dal mio punto di vista sono due personaggi molto diversi, perché Finny è così e la gente lo segue volontariamente. Brinker cerca di attirare i suoi adepti in un certo senso con la forza. È curiosissimo il fatto che io abbia scelto questa lettura casualmente dopo La ragazza interrotta, del quale, se non avete visto la recensione, ve la lascio qua sopra nella i. È curioso perché comunque nel primo libro, quindi La ragazza interrotta, noi vediamo delle preadulte femmine, in questo vediamo dei preadulti maschi e il tutto è prettamente o femminile o maschile, ma i disagi e i problemi sono gli stessi, nonostante i periodi storici siano differenti. Notiamo per entrambe le situazioni dei disagi comunque dovuti alla situazione e al contesto storico, e notiamo una profondissima insicurezza da parte del protagonista e della protagonista dall'altra parte, e nello stesso modo cercano di migliorarsi attraverso altre persone. Un paragone che mi è piaciuto molto e che ci tenevo a fare, perché comunque è veramente difficile trovare in due letture così diverse qualche punto in comune. C'è un passaggio verso la fine nel quale Jean, se non mi sbaglio, dice che si è pronti ad affrontare la guerra solo quando si è morti. Morti in senso psicologico, non biologico, chiaramente. Quando non si ha più nulla da perdere, si è pronti ad affrontare la guerra da soldati, quindi a combattere una guerra. Si è pronti ad affrontare una guerra solamente quando non si ha più nulla da perdere.
che è un ragionamento assolutamente logico ed è una cosa molto bella sentirlo dire da un preadulto, comunque una persona che fino a pochi mesi prima era assolutamente contro il fatto di diventare un soldato, combattere questa seconda guerra mondiale, e invece cambia idea nel momento in cui la sua vita viene sconvolta. Questa è un po' la chiave di lettura della guerra in sé, quindi pensiamo a tutti questi soldati che sì, magari la maggior parte sono stati costretti a combattere la guerra per età piuttosto che per situazione sociale, ma tanti, soprattutto i giovani, ovviamente non vogliono combattere, soprattutto se non ne hanno l'obbligo, e questa è l'unica motivazione probabilmente che potrebbe spingerli a farlo. E sappiamo benissimo che gli adolescenti sono molto avvezzi a buttarsi giù quando qualcosa non va, e questo potrebbe determinare le sorti di un esercito a questo punto. È un libro che mi è piaciuto tantissimo, come dicevo, nonostante le aspettative. Lo consiglio molto, soprattutto a chi ama uno stile poetico e molto descrittivo, a chi ama i romanzi di formazione, perché questo alla fine in America è considerato un romanzo di formazione, una lettura consigliata alle scuole superiori. Nell'info box troverete tutte le info utili per ritrovare l'autore, la casa editrice, la colonna sonora di questo video. Ovviamente insieme a quelli troverete anche i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e ovviamente sostenermi. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!